di essere violenti perché abbiamo scritto che la scuola pubblica non si tocca, la difenderemo con la lotta. Io di violenza non ne vedo, però vedo tanta voglia di lottare e di far valere i nostri diritti. Allora concludo dicendo, agitatevi perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza, studiate perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Grazie a tutti. Nazionale a Roma l'11 febbraio del 1950 e sembra proprio una profezia, dice Calamandrei. Facciamo l'ipotesi così astrattamente che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza, non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aura in un alloggiamento per manipoli, ma vuole istituire senza parere una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si comincia a trascurare la scuola pubblica, a screditarla e impoverirla, lascia che si anemizzino e si comincia a favorire le scuole private. Mi pare che in questo ci sia davvero una grande, una triste, drammatica profezia. Grazie. Quanto coraggio ancora c'è, quanto si chiama a vivere, un salto nel vuoto che verrà, costa di più di una realtà, per se non so quasi vivere. Ma ve la chiedo sul serio, perché tutti saranno pronti domani, dopodomani, nei prossimi giorni a guardare quello che voi fate e a cercare le scuse per dire che siete degli fannulloni, dei criminali, degli incapaci. Io vi chiedo invece di essere delle persone come siete, persone serie, che sanno quello di cui stanno parlando. Quindi prendete il decreto, leggetevelo, studiatevelo, spiegatelo ai vostri compagni di classe, spiegatelo ai vostri genitori, spiegatelo a tutte le persone che incontrate e spiegate che quel decreto porterà 8 miliardi in meno alla scuola pubblica.
9 miliardi e mezzo se ci mettiamo dentro anche l'università e la ricerca. E questo non vuol dire fare una scuola migliore, questo vorrà dire fare una scuola peggiore, una scuola in cui tutti noi ci rimetteremo. 8:20, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale. Le 8:30, tutti in piedi. Il presidente, la croce, il professore che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. E la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu. Che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta, e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te. Meno che te. E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio. Primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te. Ti sei salvato dal fumo delle barricate, compagno di scuola, compagno per niente. Ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu.